Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le interviste di Punto Covid, la rubrica settimanale di Gazzetta del Sud Online che aiuterà siciliani e calabresi ad essere sempre aggiornati sulla situazione sanitaria ma anche su tutti i temi caldi dell'emergenza. Questa puntata la dedichiamo al turismo in Sicilia. Il nostro ospite di oggi è il presidente regionale di Federalberghi, Nico Torrisi. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Iniziamo subito dalla prima domanda. Sul turismo siciliano lei ha un punto di vista privilegiato perché oltre a rappresentare gli albergatori dell'isola è amministratore della SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania. È possibile tracciare un primo bilancio sui flussi turistici in Sicilia? Quali sono le vostre previsioni per agosto e settembre? Covid permettendo, si può sperare in una destagionalizzazione? Il bilancio è sicuramente negativo, ci dispiace doppiamente, uno per il danno disastroso che comunque registrerà il saldo di questa stagione e due perché la Sicilia godeva di un meraviglioso momento di salute turistica e quindi questo si immaginava sarebbe stato davvero un anno da boom e al contrario abbiamo fatto il botto, scusate il gioco di parole ma è così, per cui fino a luglio la situazione, o meglio dobbiamo farla in dalla fase del lockdown dove comunque siamo rimasti in buona parte chiusi, alcuni sono rimasti aperti per garantire un servizio anche a quei soggetti che avessero bisogno di ospitalità anche nel periodo del lockdown. Poi i mesi di maggio e giugno sono stati ovviamente disastrosi, luglio ha visto registrare meno del 50% dell'occupazione delle strutture alberghiere, di quelle che lo sottolineo sono rimaste aperte da molte parti, di Termina compresa, alcune strutture sono rimaste chiuse. Agosto è un mese che vedrà poco più del 50% medio di occupazione. Quanto alla parte finale della domanda, cioè la possibile destagionalizzazione di qui a settembre, credo che sia assolutamente impensabile, perché non solo la situazione è assolutamente drammatica nei numeri, ma addirittura insomma, quelli che sono i focolai che si stanno accendendo non fanno certamente ben presagire, per cui c'è grande paura, sono stati chiusi i collegamenti con molte destinazioni internazionali, si stanno cancellando dei voli, insomma non vogliamo essere disfattisti, ma il realismo ci impone di dire con chiarezza. Quali sono le località turistiche siciliane che in questo momento stanno risentendo meno delle conseguenze dell'emergenza Covid e quali invece quelle che stanno soffrendo di più? Di certo soffrono meno le località balneari, quelle vicine al mare, perché comunque il turismo, come avevamo immaginato, è rimasto un turismo siciliano, quindi un turismo prevalentemente interno. Per interno possiamo allargarlo ovviamente anche al turismo nazionale, che comunque si è riversato in massa nelle regioni meno colpite da questo drammatico fenomeno del coronavirus. Quindi di sicuro ci sono anche alcune pochissime strutture che sono sold out e quindi esaurite in questo periodo, ma la gran parte delle stesse, ripeto, in quelle zone si avvicina al 50% o poco più dell'occupazione, salvo nella settimana magari del Ferragosto, che è poco più alta ma certamente non piena. In tutto questo, ovviamente, al contrario, le città o tutte quelle zone che già di per sé nel periodo estivo certamente non brillavano, hanno sofferto parecchio di più, ma non si è salvato nessuno in questo periodo, anche perché anche quelle destinazioni che erano soprattutto mezza privilegiata per il turismo straniero e quindi internazionale e tradotto soggetti altospendenti, non potendo vedere questa gente arrivare, hanno sofferto enormemente. Molti siciliani per le vacanze hanno comunque scelto di rimanere sull'isola, altri turisti, come diceva, sono arrivati anche dal nord d'Italia, ma a mancare, l'ha detto benissimo, è il segmento straniero. I tour operator si dichiarano comunque in estrema difficoltà. E in che percentuale il mercato straniero incideva sui flussi siciliani e quali perdite stimate? Incideva in determinate zone più che in altre, naturalmente. Io penso a Taormina, per esempio, che da sempre un po' il fiore all'occhiello del turismo siciliano, che vedeva e che vede un'offerta per turismo insomma ricco, e certamente non vedeva arrivare i turisti perché non possono arrivare, faccio un esempio, dalla Russia piuttosto che altre destinazioni che vedevano privilegiare proprio quelle mete, non ha certamente aiutato.
quanto in termini di fatturato lo sapremo alla fine, però certamente le dico che comunque sia, ripeto, alcuni non hanno proprio aperto e non meno del 50% nel migliore dei casi è quello che si è riuscito a salvare. Con questa cosa voglio dire che certamente le strutture ricettive, sia messe alberghiere che salberghiere, non hanno mai coperto la struttura dei costi e quindi si è andati costantemente in perdita, e che nella migliore ipotesi del mese di agosto, ma non credo che accadrà, forse si ricopriranno le spese di un mese. Questo significa che certamente ci è stato di grande aiuto quelle che sono ovviamente le misure in relazione a quella che è la cassa integrazione, tutte quelle cose che ci permettono allo stato attuale solo di sopravvivere e soprattutto di mantenere la nostra forza lavoro, perché poi i nostri dipendenti, noi eroghiamo servizi, sono il nostro patrimonio ed è anche la parte probabilmente delle cose più belle, l'accoglienza siciliana. Parlato delle misure previste da Stato e Regione, secondo voi di Federalberghi quelle messe in campo o sono state assolutamente inadeguate? Le abbiamo definite a livello nazionale pannicelli caldi, perché comunque c'è una misura che sicuramente ci ha aiutato sia i proprietari delle strutture che i gestori, che è stata quella in relazione all'IMU, quindi dell'imposta proprio sugli immobili, che comunque per quest'anno è stata sgravata dai costi, quindi questo dà sia una mano dal punto di vista economico che da quello finanziario. Altre misure avevamo chiesto che venissero per, così a riguardo di logica, eliminate, quindi non semplicemente sospese in attesa di essere poi recuperate come balzello quando saremo ancora più indebitati. Faccio un esempio: la tassa sulla spazzatura. Vorrei che i suoi spettatori mi dicano quali spazzatura può produrre una struttura alberghiera chiusa. Quindi vorrei capire come diavolo si deve andare a pagare una tassa sulla spazzatura per chi non ne produce. Ho fatto questo esempio perché è proprio macroscopico, però ci sono delle misure come i voucher turistici imposti a livello, o meglio, dati a livello nazionale, che hanno aiutato poco per quelli che tra l'altro sono stati capaci di utilizzarli, perché si è fatta una scelta reddituale su un determinato segmento che certamente non è quello che porta ricchezza, per quanto ovviamente ci piacciono e siamo favorevoli a tutti i tipi di turismo. E poi invece quelli che doveva attivare la regione di fatto non sono mai partiti, per cui la cosa più importante sono le misure, al contrario, quelle sì, di sostegno al reddito, ma piuttosto che gli ammortizzatori sociali, mi riferisco, ripeto, alla cassa integrazione che è stata estesa, però non è che questo risolva il problema, ed è un bene però che si estenda, perché altrimenti nel nostro comparto si rischierebbe la macelleria sociale, perché le aziende morirebbero e con loro tutta l'occupazione. Parliamo adesso di prezzi. Quanto spende mediamente chi decide di andare in vacanza in Sicilia? Ci sono offerte per tutti i tipi di portafogli? Sì, ha detto benissimo, ci sono davvero offerte per tutte le tasche, dall'ex alberghiero all'alberghiero, al lusso, insomma, alle sistemazioni di ogni tipo, ma mi piace parlare anche del turismo all'aria aperta. Insomma, ci sono davvero destinazioni che accolgono di tutto e posti comunque incantevoli. Ho tantissimi amici che da tutta l'Italia sono arrivati in Sicilia, e soprattutto ho tanti amici siciliani a cui tiro le orecchie affettuosamente, a cui dicevo da anni di vedere la propria terra, e che si sono resi conto che alla faccia dell'ottimo suo collega Feltri si sono resi conto che non stiamo esattamente in un posto sfigato e che quindi magari andava visto meglio che prima. Ci sono persone che non riescono a fare una settimana, come è normale che sia, neanche vedere tutte le bellezze della parte orientale piuttosto che di quella occidentale. E quindi mi auguro sul serio che questo ci sia anche insegnamento per conoscere meglio le bellezze della nostra terra. Alcune località le ha citate lei, Taormina, poi c'è l'Etna, le Isole Olie, le Egadi, le Pelagie, la Valle dei Templi, Ortigia, le città del barocco e la Val di Nota, Palermo, Scala dei Turchi, insomma chi più ne ha più ne metta. La Sicilia ha un'offerta turistica molto variegata e tutto sommato fino ad ora è stata una delle regioni meno colpite dall'emergenza. Basta questo al turista per insomma convincersi a venire in Sicilia, oltre ovviamente a insomma la caratteristica principale degli albergatori siciliani, che è proprio l'accoglienza? Non basta, però è un momento in cui bisogna farsi bastare ciò che si ha a disposizione. Noi abbiamo sul serio, ecco, la fortuna di essere stati baciati da Dio. Dico, nonostante noi, quello che per decenni si è cercato di fare devastando la Sicilia a mani basse, insomma, è inutile stare a fare delle cose populiste, ma è un fatto. Io dico, nonostante noi, la Sicilia può vivere di turismo. E quindi ci dobbiamo far bastare ciò che abbiamo, che è tantissimo rispetto ad altri. Abbiamo avuto la fortuna di avere meno il fenomeno del coronavirus. Oggi purtroppo invece c'è
il fenomeno si sta diffondendo a macchia d'olio, ancorché forse in maniera non grave così come è stato nel periodo invernale, però bisogna stare molto cauti, molto molto cauti. Quindi io mi auguro che ci sia una ripresa intelligente, che le persone, soprattutto i ragazzi, siano più responsabili, pensando a se stessi in primis e poi ai loro genitori, se non ai loro nonni, e che tutti quelli che fanno attività di impresa e che lavorano nelle aziende si ricordino che è meglio forse risparmiare un centesimo o perderlo addirittura e guardare di più alla salute. Certamente allo stato attuale però io non posso che rinnovare l'appello a chi ci governa, quindi a livello centrale, a livello regionale, di stare davvero accanto a questo settore che spesse volte è oggetto soltanto di argomento di discussione durante le campagne elettorali o perché comunque fa moda. Molto spesso chi parla di turismo si sente un esperto solo perché alle scuole medie ha fatto un'escursione con lo zaino in spalla, e invece non è così banale, non è un fenomeno da sottostimare, che dà occupazione davvero a tantissima gente e che potrebbe darne ancora di più. Per cui mi auguro che questo anno ci abbia insegnato una cosa: quanto è attrattiva la Sicilia, e l'abbiamo capito meglio noi siciliani perché costretti a fare le vacanze in casa. Quindi spero che una volta superato con l'aiuto del cielo questo problema, si possa guardare in maniera più intelligente allo sviluppo del turismo in Sicilia. Grazie al presidente di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, per il suo contributo. Noi di Punto Covid vi diamo appuntamento alla prossima settimana.